Lugano Investor Day, siamo con Nazareno Gorni, amministratore delegato di MailUp, grazie per essere con noi. Grazie a voi. Iniziamo subito con la notizia più fresca, che riguarda l'acquisizione di Datatrix, un accordo che avete chiuso pochi giorni fa. Sì, è un'operazione che abbiamo cercato da oltre 12 mesi, da quando abbiamo fatto una BB l'anno scorso da 6 milioni di euro finalizzato proprio all'attività di M&A. Abbiamo lavorato tanto analizzando circa 1000 società, di queste siamo scese a negoziare con circa 5 e finalmente dopo un anno di ricerca abbiamo concluso l'accordo. Una società che opera in Olanda in un ambito molto innovativo che è quello dell'intelligenza artificiale applicata alle tecnologie per il marketing e quindi estende in modo significativo il nostro perimetro di offerta verso, diciamo, i profili più evoluti e più di avanguardia, per cui è un servizio che porteremo in Italia e anche in Latin America e in tutti i paesi nei Nordics, nei paesi dove siamo già presenti, per veicolarlo sulla nostra customer base. Questo si inserisce, immagino, in un progetto di strategia di crescita e comunque anche di internazionalizzazione. Le chiedo una visione qualitativa del 2018. Il 2018 è cresciuto sempre a doppia cifra, come ormai da 16 anni a questa parte confermiamo come ritmo di crescita. Abbiamo annunciato, anche anticipato, i dati usciranno con la semestrale la settimana prossima, però abbiamo già anticipato i dati di vendita che sono oltre il 40% di crescita in termini di vendite e quindi contiamo quindi quest'anno di accelerare la crescita rispetto agli anni scorsi. Crescita che, sottolineo, è completamente organica, quindi stiamo riuscendo a mettere a terra anche il valore e le sinergie delle acquisizioni fatte negli anni precedenti. Ecco, dal punto di vista invece dell'IPO, la vostra esperienza di quotazione, come la valutate? Ma sicuramente positiva, ci siamo quotati che eravamo una piccolissima società da 6 milioni di euro nel 2013, quest'anno probabilmente faremo o un per 5 o un per 6 rispetto a 4 anni fa, per cui crescita che è anche per linee esterne, ma è anche organica, e crescita anche in termini di fatturato estero. Ci siamo quotati con un fatturato internazionale che era solo il 10%, oggi siamo quasi al 50%, per cui anche un'accelerazione in termini di crescita internazionale che era anche uno degli obiettivi dell'IPO. Ecco, lo dicevamo, siamo a Lugano, Lugano Investor Day, evento organizzato da Yartop, importanti questi eventi anche per confrontarsi e attrarre nuovi investitori. Sì, sicuramente, anche perché dal nostro punto di vista, essendo quotati su AIM Italia, soffriamo un po' un gap in termini di multipli rispetto a dei peer che ci sono ad esempio a Londra, senza andare negli Stati Uniti, e quindi la possibilità di parlare con investitori esteri che magari sono abituati a vedere anche delle società con multipli differenti, sicuramente credo potrà portare valore anche per valorizzare, diciamo, la nostra società. Bene, ringraziamo Nazareno Gorni, amministratore delegato di MailUp, per essere stato con noi. Grazie mille. Grazie a voi.